Ok, ho parcheggiato, ho trovato un gentile signore. Come si chiama? Ha detto il suo Antonio, nome? Tonino, Tonino Antonio Conte. Conte, benissimo, io Attilio Paradiso. Il signore fa la strada per arrivare a Piazza Duomo, Sì, siamo a 200-300 metri, non è 200-300 metri, distante. e quindi gentilmente facciamo due passi assieme, così si chiacchiera un po'. Sì. Mi ha chiesto un attimo fa, prima che accendessi questa macchinetta fotografica, mi ha chiesto perché dovevo venire qui a incontrare Il il sindaco, sindaco, se lo conoscesse. perché l'ho conosciuto attraverso Facebook, no? Io sono di Benevento, mi chiamo Attilio Paradiso, e mi ha entusiasmato perché è una persona del popolo, è una Sì, persona molto vicina. sta Il molto vicino alla linguaggio gente. è È quel ganzirro, diciamo noi, è popolare ganzirro, è che. popolare, è quello che capiscono tutti, no? Tanto è vero che l'hanno capito, che dopo le elezioni ha avuto un successo Ha avuto un incredibile. suffragio veramente eccezionale. Universale, 75%, Sì, no? sì, sì, sì. 75%. Stasera sono partito da Benevento, dico lo voglio andare a ascoltare, a Ha fatto un botto di salutare, chilometri. e così. Ma che ci vuole nella vita? Bisogna camminare e andare. E quindi adesso spegniamo questa prima ripresa. E poi qualche altra intervista, perché io stamattina ne ho fatte altre a Benevento, il 1º maggio, anziché stare a casa a festeggiarla, l'ho creduto opportuno di festeggiarla lavorando in mezzo alla In gente, mezzo alla facendo delle gente. riprese e cercando di capire perché la gente non parla, Sì, è vero. perché non Ha legge. bisogno di essere stimolata la gente Ecco. per parlare e per leggere. Allora, le ho dato, appena l'ho visto, le ho dato un bigliettino, ha visto? Sì. Lo tira fuori, per favore. Tira Anch'io ho fuori. fatto tante Allora, denunce in procura perfetto, perfetto. agli Allora, amministratori, come vede, a questo imprese bigliettino pubbliche. l'ho fatto pochi giorni fa, mi è venuta questa idea. E adesso, visto che non mi pubblica nessuno, ho solamente qualche giornalino che non ha il padrone di turno e che quindi è libero e se ritiene opportuno mi pubblica. Ma a Benevento, come in tutta l'Italia, come in tutto il mondo, i padroni stanno dappertutto. Stanno, ci E sono. quindi i poveri giornalisti, insomma, il più delle volte devono seguire quello che dice la voce del La voce del padrone. padrone, sì. E quindi arrivano ordini Un'altra casa dall'alto e discografica. questa, la voce del padrone, brava, e io rivendevo Una dischi, vecchia ditta. bravo, bravo, Sì. bravo. E quindi questo manifestino da pochi giorni fa l'ho incominciato a distribuire io personalmente, importunando in maniera delicata le Sì, persone, senza sicuramente. mai forzare la Senza mai forzare la mano, mano, ci ecco. mancherebbe. Adesso ci divertiamo, diciamo Sì, che sì, ci sì, sì. divertiamo qui a Lucera, vediamo come la pensano a Lucera, va Allora, lei è bene? la prima volta che viene a Lucera? O No, possiamo darci del tu, visto ma che sempre del tu. può darsi che siamo pure coetanei? Forse. Io 64 ne E io suono. 68. Io il Un po' di più. 64esimo 1º maggio l'ho fatto felicemente a stare in mezzo alla gente, in mezzo alla gente comune. Lì sto bene. Sì, Buonasera. sicuramente. Siamo a Lucera, vero? Siamo a Lucera, sì. Sto facendo un'intervista, una sciocchezza, non vi preoccupate. Stasera voglio distribuire dei manifestini che sto distribuendo nella mia città, Benevento, e sapere se qui vi piace leggere oppure no. A lei le piace leggere? Sì. Legge i giornali normali o No, legge no, quelli libri. scritti dal popolo? No, libri, libri. Quelli libri? Ah, Libri. benissimo, è tutt'altra cosa, Sì. perché quelli dei giornali chi è che li paga? Ai giornali chi li paga? Li paghiamo noi, no? E poi vengono distribuiti dai padroni nostri. Questa è. Invece questo che ho scritto io è la voce del popolo, di uno che lavora, di uno come lei, se lo vuol prendere, poi anziché buttarlo passaparola e lo dà a Ok. qualche sua amica, ok? Va bene. Ok. Io sono venuto qui non per fare l'intervista, ma per venire a conoscere il vostro sindaco, perché ho sentito parlare prima delle elezioni, sono venuto a conoscenza. Ho sentito i comizi che ha fatto, una persona simpaticissima, Sì, una intraprendente, persona molto no? alla mano. Molto alla mano, benissimo. Ho avuto questa percezione, poi ho stabilito un contatto, dico ci devo andare, ho approfittato di oggi. Ma è vero, secondo lei, la voce del popolo, diciamo così, è vero che è un ciclone o un fuoco di paglia? Dica lei così. È un anno circa che è stato eletto, no? Un anno è poco, per la verità, per un sindaco, un Guarda, minimo, ci vogliono le 5 posso anni. solo rispondere, non è Gesù Cristo che fa i miracoli.
Perfetto, ma ci mancherebbe. Quindi, ci mancherebbe. Penso che con questo ho detto tutto, al di là del ciclone o meno, un poco di paglia, non ha la bacchetta magica. Ma piano piano lei che cosa pensa? Pensa che farà qualche cosa di buono per l'oceano? Lo spero. Lo speriamo tutti, tutto sicuramente. Gli facciamo gli auguri. Certamente, con tutto il cuore, perché facendo gli auguri a lui, abbiamo fatto gli auguri a Lucera. Indirettamente, insomma. È ovvio. Però, secondo lei, dopo che ha fatto i suoi 5 anni, o al massimo 10 anni, secondo lei lo cambierebbe oppure no? Anche se avesse fatto bene, 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 lei lo cambierebbe? Io li butterei tutti a rugo. Da quelli del Montecitorio fino a quelli nostri. Ok, grazie, buona serata. Niente, sono venuto a salutare il vostro sindaco, a conoscere il vostro sindaco, ho saputo che è una persona del popolo, che è una persona addirittura, no. E poi è del mio. Sono dipendente ancora in servizio, non si direbbe, però sta ancora in servizio al mio, sì, indecorosamente, perché ci sono entrato come entrano tutti per raccomandazione. Però io le dico le cose, ma peggio ancora adesso, le posso confermare, se vuole vada su questo sito. E nella pagina, non nella prima pagina dove troverà questa storia, troverà nella pagina in primo piano una divertente storia del MIUR, altro che divertente. Lei che muore? Non faccio niente, da 3 anni mi hanno messo a stare senza far niente, veramente senza far niente, ma non lo so come si chiama, probabilmente, chi lo sa. Non gradiscono le persone che parlano, le persone che scrivono e che dicono la verità, e allora quando dici la verità sei messo al bando. Bene, bene. Allora, come vedete, non è che ero venuto qui, però me li trovavo in tasca, perché qualche giorno fa, per far sentire la mia voce, mi è venuta quest'altra idea, perché sto combattendo, ma con lo sbarramento e l'incappucciamento dei media non ho voce. Benevento, ma è così dappertutto, è difficile che un cittadino possa anche fare con manifestazioni, no, dappertutto ho detto. Allora, anche facendo 15 giorni, addirittura un comizio, io non sono avvocato, ho pure delle perplessità, un comizio davanti alla prefettura per svegliare il prefetto, che come il vecchio prefetto, sapete, Ponzio Pilato di dov'era? Era un governatore sannita, no? Eppure questi. Noi siamo 3 dipendenti del ministro. Bene, sono dei colleghi. Ho saputo che siete pure combattivi. Abbastanza. Se lei domani vuole venire, noi abbiamo il self move, ci può riprendere. Domani devo preparare per poi domani una seconda udienza in tribunale, importante, non posso mancare. Perché io ho dovuto aspettare 6 anni per avere la prima udienza, 6 anni, il che significa che abbiamo quasi raggiunto i termini della prescrizione, perché io ho iniziato la storia contro il comune di Sant'Angelo a Cupolo, attaccato a Benevento, mi ha chiuso una strada, io volevo spostare un'attività commerciale di mia moglie. Finita la costruzione tutta a norma, mi hanno chiuso una strada e io non ho potuto più rimettere su l'attività. Questo da prima mi ha costato uno stress violentissimo, poi dopo 12 anni di azioni diplomatiche per cercare di avere il perduto in maniera bonaria, non ci sono riuscito e sono andato a finire in mano. No, ho tentato questa strada perché ero stato istruito bene da mio padre, che era un piccolo commerciante, e quindi dalla magistratura non ci devi andare mai. L'ho ascoltato, però dopo 12 anni ho giocato tutte le carte, non c'è stato niente da fare, ho incominciato con la prima denuncia, vista che me ne ero accorto che l'avevano ingabbiata, ho incominciato con le manifestazioni, stressando naturalmente anche la mia famiglia, insomma, no, manifestazioni assolutamente, però abbastanza vistose. Molto simili alla allora, fino ad arrivare, non so, tanto per dire l'ultima, che insomma costa un po' di sacrificio, l'ultima l'ho fatta la sera della via Crucis, proprio che è passata davanti alla prefettura, e stavo lì con quella croce che avete visto disegnata lì, il giorno successivo, la sera, 2 giorni dopo, nessuna comunicazione, tutti mi hanno ripreso, ma non c'è stata una sola persona che avesse, ancora non mi mettono in galera, che vuol dire? Certo, che non deve parlare. Ok. Se va in galera diventa un caso.
Divento un martire, allora, ecco perché sono ancora vivo. Bene, grazie mille, buona serata. Salve ragazzi, scusatemi, vi posso disturbare? Vi piace leggere? No. Vi piace leggere? No, per niente, quindi non leggete i giornali e fate bene, perché tanto quelli li scrivono i nostri padroni, e leggete a fare, no? Mi sto riprendendo, una breve intervista, niente di che. Volevo consegnare questo documento, una cosa che è successa a me, che potrebbe succedere a chiunque di voi, no? E poi la leggete, se volete, sono sicuro che su Facebook o sul mio sito ci sapete andare e ve la leggete lì in dettaglio. Eccolo qua. Ve ne sono due, non li buttate cortesemente, fate passaparola, li date ad altri. È l'unico mezzo che teniamo, è quello di non di alzare la voce, dice come il vostro sindaco, ma possiamo tenere pure zitta zitta, però ci dobbiamo unire in un coro, altrimenti è nulla, la voce del popolo è nulla, si è rappresentata sempre da uno solo. Va bene, grazie, grazie. La posso, scusi, la posso pubblicare questa intervista? Fabio! Sì. Non ci sono problemi? Ok, grazie. Facciamo un altro pezzettino, va, che interessa la città di Lucera. Io sono venuto qui. Ah, va bene. Sono venuto qui per conoscere il sindaco, perché in maniera un po' così occasionale. L'anno scorso quando si è presentato ho sentito attraverso Facebook i suoi comizi, è una persona che viene dal nulla, una brava persona, tant'è vero che ha avuto un plebiscito, insomma 75%, e che dire, no? A distanza di un anno, voi cosa vi aspettate? Secondo voi è un ciclone, così come si diceva, lo chiamavano il ciclone, no? Questa, è un fuoco di paglia? No, c'è stato che sarà, perché comunque sta facendo delle cose buone. Sta facendo delle cose buone. E allora se sta facendo delle cose buone, chiamatelo ciclone. Sì, è un fuoco di paglia. E quando ha finito il suo lavoro, cambiatelo e ne mettete un altro ciclone, possibilmente giovane, che non abbia troppi legami con i partiti. Quelli sono più affidabili, andateci voi. Adesso gli dovete non dare addosso, li dovete sostenere, nel senso che dovete incoraggiare, promuovere, far sentire la vostra voce, quello che aspettate, senza aspettarvi dei miracoli, perché in un anno è poco il tempo, io non sto facendo le vai, io manco lo conosco. Però voglio dire, fate arrivare la vostra segnalazione, scrivete soprattutto. Script amanent, invece le parole se le porta il vento. È una persona che comunque la vedi per strada in mezzo alle altre persone, comunque ci puoi parlare, ci puoi dire quei problemi che ci sono e ti puoi esprimere, e poi si interessa a vedere le strade, va a vedere, per esempio, nel mio banale, in mezzo al Duomo che controlla i termini. Cioè comunque vuol dire? facilmente reperibile. Lo trovi e ce ne parli. Benissimo, allora aiutatelo, perché dipende anche da voi, non dipende solo da lui, dipende dalla vostra partecipazione attiva. Se si sente con lui si sentirà forte, si sentirà impegnato. Questa è una responsabilità abbastanza pesante, perché la vostra è una grossa città, insomma. Non è un capoluogo, però è grossa quanto Benevento, insomma. Più o meno. Poi serve anche del tempo, perché i problemi che sono stati creati prima, diciamo, c'è voluto tempo per creare, però una persona in un anno di tempo non è che riesce a concludere. Parliamo dell'Italia, no? Hanno fatto 2.300 miliardi di debiti, da quando hanno fatto le regioni, è esploso il debito pubblico. Sa quando lei, io, ognuno di noi, quanti debiti abbiamo? Abbiamo quasi 40.000 euro, ogni persona, ogni testa, ogni italiano ha acceso un debito di 40.000 euro. Ma chi è che sarà rubato questi soldi? Se noi abbiamo pagato le tasse, magari ci sarà stato pure chi aveva le tasse, ma il grosso le ha pagate. Chi lavora dalla mattina alla sera, quello le paga, quello sicuro. Le paga. È il grosso che... E allora quanti anni ci vorranno? Diamoci da fare, perché sennò a voi già l'hanno bruciato, il vostro futuro è già bruciato, però ve lo dovete riconquistare con l'impegno. Tanti auguri, bocca al lupo. Grazie. Buonasera, chiedo scusa se disturbo. Volevo sapere se a lei piace leggere. Oh.
perché sta domanda? No, perché? Non mi faccio la domanda di rimbalzo. Lei è un artista. Allora, sto dicendo, a lei le piace leggere? Più o meno. Allora, legge i giornali, quelli che noi paghiamo due volte. Quelli che paghiamo due volte, no? Leggi giornali ordinari oppure ascolta la voce del popolo? Di più, di più. Lei è il sindaco, io la conosco, sono Attilio Paradiso, ci siamo sentiti attraverso Facebook. E le stavo facendo quello che sto facendo anche a Lucera, distribuendo qualche bigliettino io stamattina. Ma tu vieni? Mi piace tutti, mi piace. Ah, porto il computer. Allora volete andare a stare. Porta il computer, facciamo girare qualche cosa divertente, dai. Io mi è venuta questa idea, mi è venuta pochi giorni fa e sto improvvisando queste interviste dentro Benevento. Sono venute proprio benine, stamattina ne sono venute proprio eccezionali, poi mi ero riproposto, tu lo sai perché ti ho scritto due o tre volte, no? Su Facebook, ma insomma, mi hai dato il numero di telefono, cosa che già è un miracolo. E quindi oggi dovevo venire perché hai fatto quel messaggio, quell'invito, e dico oggi ci devo andare ad ascoltare Antonio il ciclone, e dico così vediamo se è veramente un ciclone, una fuga di paglia, e dico mo vediamo, ho intervistato anche qualche cittadino così, insomma, passeggiando con questa persona che gentilmente mi ha accompagnato a far vedere la città e tutto. Per caso ci siamo incontrati, mi ha chiesto Piazza Duomo dov'è, allora gli ho detto ma scusi, lei da dove viene? È venuto per il mercatino settimanale? Ha detto no, io sono venuto a conoscere il sindaco. Ha detto perché lo conosci? Ci siamo visti, sentiti qualche volta su Facebook. Ha fatto delle domande a me che erano già delle interviste. Bene, adesso io la fermo l'intervista, se no non la vede nessuno, tu lo sai, no? Se dura due minuti c'è stato. Salve, buonasera, chiedo scusa se do un po' di fastidio, sto facendo un'intervista, se gradite. C'è la scuola. No, la ringrazio. E volevo chiedere semplicemente se a voi piace leggere, leggete il giornale, non no. Ci scusi, non dico se vi consegno questa che non la troverete scritta su nessun giornale, perché questa è la voce mia, la voce del popolo, potrebbe essere la voce tua, quello che è successo a me potrebbe capitare a te, no? E allora se non le dispiace, ripeto, se non le dispiace io ve la consegno. Va bene. Salve, buonasera. Mi scuso innanzitutto se disturbo, stavo facendo un po' di comunicazione e formazione congiuntamente qui. Io sono di Benevento, mi chiamo Attilio Paradiso, mi trovo qui per venire ad ascoltare la voce del vostro sindaco, non lo conosco, però ero molto curioso, l'ho ascoltato in lontananza quando ha fatto, è per caso, del tutto casualmente attraverso Facebook. Adesso stavo qui per perdere un po' di tempo, stavo racimolando qualche intervista. Voi piace leggere? I giornali li leggete? Sapete? Certo. Ma vi piace più ascoltare la voce del popolo oppure quello che scrivono i giornali? Perché i giornali noi li paghiamo due volte, vero? Bisogna sentire tutti. Perfetto, quello è il difficile, fare la cernita, perché i nostri giornali dicono una cosa e il giornale contrario dice la cosa avversa per confonderci, no? È solamente questa la tecnica. Invece questa che vi sto dicendo è la voce del popolo, è la voce mia, no? È una storia come tante di quelle che succedono in Italia. Se vi fa piacere io ve la lascio, poi se volete approfondire andate sul mio sito e lì troverete tutte le informazioni che desiderate. Se non le buttate queste qua e fate il passaparola, può darsi che questa storia, io non risolverò il problema perché è diventato un problema grosso di giustizia, grosso, e quindi però più se ne parla e più questo problema metterà le ali. Prego, ne lascio solo due, se no le finisco, va bene? Ok, bravo, intelligente.
Salve, posso lasciare un bigliettino se non vi dispiace? Sì. È una comunicazione libera, qui non si paga niente. Il giornale invece lo pagate due volte, lo paghiamo due volte. Ne lascio uno solo così ve lo scambiate. E poi magari fate passaparola, anziché buttarlo. Grazie. Posso lasciare una comunicazione? No, no, va bene, grazie. Voi gradite leggere una comunicazione? Così. Ve la lascio e poi ve la scambiate, non la buttate, fate passaparola. È la voce del popolo, la voce tua e la voce mia, la stessa cosa, grazie. Mi scuso se la disturbo, sto facendo un'intervista così molto volante, mi dispiace se riprendo, scuola vi obblighiamo. E beh, voi vi potete permettere di essere riprese. Allora. Vi volevo semplicemente lasciare un volantino scritto da me, io mi chiamo Attilio Paradiso, sono di Benevento, leggetelo, poi se si smuove la curiosità, perché è quella che fa muovere il mondo, potete approfondire tutte le notizie sul mio sito. Questo deve fare un uomo di 64 anni per alzare la voce e cercare di suscitare l'interesse delle persone come me. Grazie, buona serata. Posso lasciare, voi poi ve lo scambiate, l'ho passato un volantino, sto facendo un'intervista, vi sto riprendendo, se non vi dispiace poi se no la cancello, non ci sono problemi. Semplicemente questo bigliettino per far volare una notizia, leggetelo, lo passate e poi anziché buttarlo lo date a qualche altro. Qui alziamo la voce noi del popolo, noi appartenendo al popolo, forse. Ok, grazie, scusi Salve, buonasera, mi posso disturbare? Non riprendo la bambina, è una breve intervista, così una chiacchierata tra amici. Io mi chiamo Attilio Paradiso, non sono di Lucera, vengo da Benevento, sono venuto ad ascoltare il vostro sindaco perché per caso l'ho sentito l'anno scorso e mi ha entusiasmato un po' perché è una persona nuova, un po' travolgente. Volevo sapere da lei, a distanza di un anno, questo sindaco che impressione dà? Beh, io sono di parte, se lo conosco mi cito. Ah, è di parte. No, ne parli da persona di parte. È stata onesta, vede? È una voce. Ma a distanza di un anno, al di là che è di parte, che ha una simpatia evidentemente, no? Beh, ci conosciamo, vi conoscete e quindi avete dato fiducia perché credete in questa persona. Sì, certo. Ecco, benissimo. Non l'avremmo votato né prima né all'interno. Benissimo. A distanza di un anno, semplicemente così, vi sembra che stia interpretando le vostre istanze, che si stia adoperando? Diciamo, si sta adoperando, ma non tutti e poi sono d'accordo, sentendo anche il parere di altri. Beh, è evidente. Però già il fatto che comunque c'è la trasparenza, veniamo informati. Sta in mezzo a voi, sta in mezzo alla gente, esce. Io l'ho conosciuto poco fa, ci siamo stretti la mano, ci eravamo incrociati su Facebook. Perché del tutto. Comunque se sempre a disposizione anche con chi non conosce, la gente lo ferma, io. Le posso dire sottovoce, zit, come dice Issa. Zit. Lui a casa, io sono di Casalbore, poco distante da qua, insomma, diciamo pure noi, zit. Benevento dicono zit. Allora. A me pure è entusiasmato perché quando ho sentito i suoi comizi del tutto occasionalmente e dico questo sarà uno buono, uno che viene dal nulla, una persona che non è il solito le avrei dato pure io fiducia molto piacevolmente, ma ha ispirato subito simpatia. Io penso che queste persone che vengono dal nulla, che si sono fatti da sé, senza il nostro contributo non potranno fare grandi cose e quindi bisogna sostenerle, incoraggiarle e spronarle sempre. Va bene, io la ringrazio per la cortesia, questa la posso pubblicare, sì? E beh, ha parlato bene. Buone cose, grazie. Thank you.
Ma lei è una prigione. Non è un carcere minorile, no, è un asilo. E sapete da quanti anni vanno lì dei bambini? Da 8 anni. Anzi, chiedo scusa, da 11 anni, precisamente dal 2004, quando chi era domenica scorsa in questa piazza era in consiglio comunale, ha fatto anche il vice sindaco, ed erano lì, come erano lì i bambini di San Matteo, in una scuola non agibile, ma definire incivile è qualcosa di minimo, dove veramente le minime regole di sicurezza non erano rispettate. Per non parlare di quell'altra, di quella di Santa Lucia, dove sono stati messi dei bambini con dei documenti falsi, un certificato di agibilità falso, firmato dal sindaco dell'epoca, falso, perché un sindaco non può fermare un certificato di agibilità. Non se ne è accorto nessuno di quei bambini che stavano lì, che stanno ancora qui, ma per poco ancora, perché è chiuso anche questo, come è stato chiuso quello a Santa Lucia e come è stato chiuso quello a San Matteo, perché la differenza sta tutta qui. Si è parlato anche delle scuole di professioni legali la domenica scorsa, no? Dove è stato detto che io starei lottando per chiuderla. No, è falso. Io non sto lottando per chiuderla. Io l'ho chiusa. È diverso. È diverso. La differenza sta proprio qui. Lì si spendevano 250.000 euro all'anno per metterci 12 ragazzi, 12, in locali di 500-600 metri, credo. I bambini li tenevano lì, dal 2004. A San Matteo da 40 anni doveva essere provvisorio, sono stati lì per 40 anni. L'idea che abbiamo avuto è quella di farci una passeggiata nelle scuole. E ci sono ancora situazioni critiche, perché quei bambini che abbiamo tolto di là adesso stanno sì in una scuola vera, normale, però due classi sono costrette a stare in un laboratorio, quindi sono praticamente in una situazione di convivenza con un'altra classe, però stanno in sicurezza. Per togliere l'anello, sapete? Zero! Ci scommetto che sta andando sul mio sito. Sapete quanto ha speso 2 anni fa? Quando è nevicato? 35.000 euro!